allora allenati così, va fatto così, capito? Scusate, stavo facendo le prove del balletto per la prossima partita. Allora, dato che, carissimo capitano, qua le promesse non le manteniamo, dovevamo dare la polacca a Turco, ma purtroppo è una polacca versana, e quindi eccola qua per te, la polacca per mamma mia, mamma qua, mia. La tagliata, quella originale, la polacca versana originale di Franco Mungiguerra, tre generazioni di maestri pasticceri dal 1926, hai capito? E tagliamo adesso e mangiamo tutti, ma non si può, infatti, dai, non ci pensate proprio, la cedi, non la cedi, non la cedo, cioè non esiste, ragazzi, scusatemi, ognuno è una cosa. Fatevi la vostra, la polacca vostra. Sì, ma ragazzi, me la da mettere un Napoli in dei partiti, non a vino in dei pasti, però, so, scusate. Ragazzi, ragazzi, voi non siete neanche lungimiranti, perché mi avete chiesto chi sarà il migliore in campo. Cosa ti ho risposto io? Zelischi. Cos'è Zelischi? Il marcatore. No, è polacco. Ah, bravo! Sono lungimiranti, mi avevano detto che avrei avuto... Andiamo via. Quindi si segnava Ribéry, arrivavano i parigini, praticamente. Voglio capire, cioè non si può assaggiare niente. Grazie. Allora io vado a incartare. Grazie. Cortesemente, anche una funghi al 12, una capricciosa al 5, una birra alla spina al 4. Grazie. È arrivato allora un messaggio dalla regia. Mi dicono. Mi hanno detto che la polacca me la regaleranno quando lo Bocca farà la tripletta. Ah, vabbè, allora non l'hai mai. Stai a posto. Quindi, allora, ci vuole un po' di te. Amici, bentornati. Insomma, siamo a commentare una vittoria del Napoli sudatissima, devo dire, almeno quanto noi, perché era veramente difficile, ma sottolineava, allora faccio iniziare te, sottolineava proprio il nostro capitano, che sono delle vittorie assolutamente... delle vittorie assolutamente importanti, giusto Francesco? No, è una le vittorie sporche sono le vittorie che ti danno quei segnali importanti. Entrano prima il mister, mi faceva notare, entrano Elmas e Petagna e tre minuti dopo il Napoli va in vantaggio e entrambi i giocatori ci mettono lo zampino, quindi vuol dire aver fatto i cambi giusti al momento giusto. Partita sporca, sofferta, merito di una grande Salernitana, questo voglio precisarlo, anzi mi fa piacere che sia io proprio a precisarlo, perché la Salernitana deve sperare in questa salvezza, oggi ha dato un secondo me un input al suo campionato, che deve essere questo qui, un input di squadra che se lotta in questo modo può salvarsi. Il Napoli invece ha dato un segnale forte al Milan, la settimana scorsa voi prima, noi dopo. Questa volta succede il contrario, vediamo cosa sapete fare. Bene, allora sentiamo il commento appunto del nostro mister. La partita l'avrai fatta tu la pagella, sì, giusto? Sì. E allora commentiamo la pagella Napoli, con te. Un Napoli rispetto all'ultima partita, devo dire che con voti appena più bassi, perché è mancata anche un po' di brillantezza in alcuni giocatori, però tutti sufficienti, meno, ripeto, Mertens e Lozano, che dovevano dare di più, cioè non sono mai entrati in partita, mai un tiro in porta, mai un dribbling nell'uno contro uno, mai un fallo subito importante per la squadra. Quindi purtroppo bisogna dirlo, come quante volte si elogiano, bisogna dire che hanno fatto male. Gli altri tutti bene, abbastanza. Devo dire che ancora una volta Anguissa è stato per me eccezionale a centrocampo, Fabian ha dimostrato di essere in forma. E Zielinski gli do 6,5, devo dire, per il gol che ha deciso la partita, e ovviamente non è poco, però non è lo Zielinski che mi piacerebbe vedere per la qualità che ha come giocatore. Gli esterni un po' meno di Lorenzo e Mario Rui di altre volte, così come Koulibaly, perché è stato... Volevo farle una domanda appunto sul 6 di Koulibaly, se il fallo... Sì, incide. Può essere considerato un errore suo, ha fatto comunque tra virgolette bene a fermare il giocatore lì, poi ha potuto. Un errore probabilmente di posizionamento sì, però dai ragazzi, Koulibaly può sbagliare anche qualche volta, se no siamo di fronte a un robot. Gli do 6 perché comunque la sua partita l'ha fatta sempre. È una partita un po' sofferta e soprattutto... 6,5 Spalletti, un buon voto, perché per me chi è entrato ha fatto la differenza, e infatti do 7 a Elmas e Petagna, anche se hanno giocato poco, perché lì è cambiata la partita, c'è poco da fare. Allora io dico un attimo la mia, molto breve, perché con le prossime due partite siamo alla fine del ciclo di 7 partite, perché noi comunque veniamo da
da 7 partite ravvicinate, insomma si è giocato tantissimo, quindi è giusto anche che un po' di stanchezza possa assolutamente affiorare. Allora Yolanda, il tuo veloce commento su questa partita, perché ne abbiamo parlato già tanto durante. Sì, effettivamente mi aspettavo qualcosa in più da Lozano e Mertens. Lozano, poi chi ci segue da un po' sa bene che è anche uno dei miei pupilli, quindi certo, veramente aspetto da un momento all'altro che torni il Lozano che tutti conosciamo e che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa stagione. Fatto sta che bene, se poi chi entra ti risolve la partita, tipo Elmas e Petagna, mi colpisce positivamente sia la grinta di Petagna, perché ha voluto fortemente la maglia del Napoli anche in questa sessione estiva di mercato, lo sta dimostrando sul campo e lo sta dimostrando anche in previsione della sessione invernale. Elmas, perché era una scommessa di Giuntoli che poi viene rilanciata alla grande da Spalletti. Quindi infatti, Spalletti si conferma un grande potenziatore di rosa anche in casa Napoli. Per il resto sono assolutamente d'accordo con il mio mister. Oramai avete fatto questa coppia, cioè Sandra e Raimondo sembravate stasera. Praticamente sì. Allora, intanto state vedendo gli highlights che appunto potete vedere su Energia Azzurra. Tra un po' avremo anche quelle che sono le conferenze dei due mister. Sono veramente curioso di sapere anche cosa dirà sia Colantuono che Spalletti. Appena abbiamo qualche dichiarazione, sì, dopo partita. Io posso dare un dato in realtà, certo, che la Napoli ha vinto 10 partite nelle prime 11 giornate. Sì. Questa è solo la seconda volta che succede. La prima volta è stata nel 2017-18 con Sarri. Ho capito. Quindi, vabbè, un dato statistico molto 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 importante. Sì. Allora, abbiamo qualche amica al telefono? Sì, abbiamo Maurizio. Ciao, sei in diretta. Ciao Maurizio. O Massimiliano. È la stessa cosa. Maurizio, alza un po' la voce, dici tutto. Sempre ricordare l'immortalità di Totò, ricordiamolo, a livello che si è pagliacciato il panno sulle pive, lui ci mise prima la morte. Ricordiamo. Sempre invitati a visitare questo museo, tutto da scoprire, hanno centinaia da 24 anni. E voglio ricordare che a livello sportivo, che mercoledì prossimo allo stadio di Morgisca di Centinore c'è un altro tempo di amicizia e proprietanza tra Rosserina e Casettana, due blasonate, mercoledì prossimo 2 novembre. Grazie a te. Mi sono perso i sottotitoli. Allora, c'ho una domanda per il mister, se posso. A completare la pagella, se la sente di dare un voto all'arbitro. Perché non mi è piaciuto. Però non era facile la partita. No, non è facile, alla fine non c'è alibi. Non mi è piaciuto perché non dicono le decisioni importanti, perché quelle è stato aiutato dal VAR, quindi le cose c'erano, l'espulsione comunque di Koulibaly c'è, l'espulsione poi del giocatore della Salernitana. L'ho voluto rivedere, alla fine mi sono convinto anch'io che c'era, perché l'entrata era brutta a martello, quindi nelle decisioni importanti non, nelle decisioni piccole, cioè proprio dei piccoli falli, quelli a centrocampo per me ne ha sbagliati tantissimo. Proprio per questo, dalla regia potreste chiamare il nostro Felice Strocchia, che gli chiediamo proprio dell'arbitraggio un suo parere, insomma è stato un arbitro di Serie B, quindi insomma è una persona che ne capisce parecchio, giusto per avere un parere diciamo anche da parte sua autorevole in questo caso. Intanto se c'è qualche, abbiamo telefonate o sì, abbiamo un amico al telefono. Achille, pronto, sei in diretta? Pronto, io volevo parlare dell'arbitro, io gli darei un 2,5 perché direttamente ha arbitrato molto male. Ci sono stati 2-3 falli direttamente sulle caviglie, il giocatore del Napoli, specialmente sulle caviglie, cioè fanno male le caviglie. Assolutamente. Comunque io ho visto un Napoli molto cinico, cioè sulle righe direttamente Anghissà, direttamente io da quando l'ho visto la prima giornata ne sono entusiasta. Vediamo tutti per lui, siamo d'accordo con Anghissà, te. Anghissà è stato forse l'acquisto migliore, ben azzeccato in assoluto, ben azzeccato da Giuntoli, molto migliore di quello lì della di Demme, Demme e Lobotka. Bakayoko, sì, Moviolone, non c'è partita come dice Agostinelli. Comunque grazie di cuore, dici. Volevo
Salutare il grande nostro ex capitano Francesco Montervino. Ciao. E Agostinelli. Ciao. E poi la parte femminile. La giornalista non è Yolanda. Sì, ma non era su Sport Italia. Sì, sì. Una volta sì, però si cambia nella vita. Adesso, adesso fa da Milano è tornata. Adesso sono il vice del mister. Direttamente da Novara sono passato a Mondragone. Ah, beh, Novara Mondragone. Sì. Sei uno dei pochi casi di emigrazione dal nord al sud, incredibile. Sì. Va bene. Un saluto e buona serata. Grazie di averci chiamato. Grazie davvero. Allora, visto che il nostro amico ha iniziato proprio a chiederci l'arbitraggio, abbiamo Felice Strocchi alla regia, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, no. Felix? Perfetto, allora aspettiamo appena avremo Felice Strocco, così gli chiederemo di questo Zielinski. Arbitraccio. Sentiamo Zielinski. Fratem Piotr. Che quella contro la Salernitana non è stata una partita facile, che ha sbagliato un gol quasi fatto all'inizio partita. Lo sappiamo. L'abbiamo visto tutti. Sì. Che la Salernitana si è messa bene in difesa e mancava la decisione del tirare in porta oppure nei passaggi decisivi per trovare poi il gol. Che l'astinenza dal gol non gli pesava, ma è felice che è arrivato in questo momento e soprattutto il fatto che il gol vittoria nel derby contro la Salernitana. Bene. Poi ha parlato dello scudetto, cioè gli hanno chiesto lo scudetto e lui ha sottolineato che la squadra è consapevole di essere forte e che devono continuare comunque su questa strada e vincere più partite possibili. Poi l'abbraccio a fine partita c'è stato con tutto il gruppo e lui ha voluto sottolineare questa cosa dicendo che è proprio questo che fa la differenza, l'unione della squadra che fa la differenza. Bene, bene, questo ci fa molto piacere. Abbiamo un'altra telefonata? Sì, Giuseppe, pronto, sei in diretta. Buonasera. Ciao Giuseppe, benvenuto. Buonasera. Volevo chiedere, ma secondo voi è Osimhen dipendente il Napoli o no? Non ho capito la domanda. È Osimhen dipendente. Napoli. Guarda, ne abbiamo già parlato. Dell'Osimhen che abbiamo visto, sinceramente. Sarebbero tutte le squadre dipendenti da uno così. Che non se ne possa fare almeno, no? Giusto, mister? Sì, assolutamente sì. Allora, adesso che sia dipendente, se dico di sì, è una cosa non positiva per il Napoli, perché a un certo punto questa partita sofferta. Magari l'avrebbe sofferta anche con Osimhen, però devo dire onestamente che questo giocatore, più vedo il Napoli, più mi rendo conto che è unico e indispensabile. Adesso proprio che non si può giocare senza Osimhen, ripeto, faccio un torto a questa squadra che ha tanti grandi giocatori. Però in effetti hai perfettamente ragione, è veramente un giocatore che fa. Allora, alla fine, anche se abbiamo sudate, due vittorie senza Osimhen le abbiamo ottenute lo stesso. Sì, sì. No, che anche troppi pochi elementi per poter dire una cosa del genere. Certo. Cioè, se la squadra comunque vince, non puoi definirla Osimhen di Vabbè, vedi il modo di giocare, però, no? Sì, allora, sicuramente con Osimhen tu giochi in un modo diverso e hai una capacità realizzativa diversa, lo dimostrano i numeri rispetto agli anni precedenti, è anche un impeto diverso. Cioè, lo sappiamo benissimo. Però se si riesce a vincere lo stesso, nonostante le assenze, ah, ben venga, quindi visto che gli indizi non portano a questo, devi essere cauto a fare una definizione del genere, perché alla fine assolutamente l'ha detto anche Zielinski del gruppo, della forza del gruppo. Io volevo un attimo ripetere i numeri del Napoli, perché sono secondo me importantissimi. Allora, abbiamo 11 partite, abbiamo 31 punti, un solo pareggio contro la Roma, di nuovo clean sheet, quindi un'altra volta senza subire gol, quindi siamo a 3 gol in 11 partite, 20 gol fatti, 3 gol subiti, quindi continuiamo ad essere la migliore difesa d'Europa. E allora, visto che noi abbiamo parlato di arbitri, come abbiamo preannunciato, abbiamo una, diciamo così, chi ne capisce, perché è stato arbitro e quindi assolutamente ci potrà dare la sua lettura di questo arbitraggio di Fabbri di quest'oggi. Abbiamo con noi in collegamento Felice Strocchia, benvenuto ad Energia Azzurra e grazie. Buonasera a tutti, buonasera a Peppe, buonasera Felice, capitano, ciao, Francesco, ciao, Agostino, tutti quanti, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, dici la tua. Ciao. Dici la tua sull'arbitraggio. Allora, arbitrato bene, anche se non benissimo, perché ha spezzettato un po' troppo il gioco,
Le due escursioni c'erano tutte, solamente io ho detto in diretta con i miei amici con cui guardavo la partita, ho detto subito escursione, perché qua ormai i miei ex colleghi sono abituati ad arbitrare col VAR e sbagliando, perché quella sul del giocatore Castagnos, se non sbaglio come si chiama, era un'escursione da fare dal campo, non c'era bisogno che Luca Bandi lo chiamasse al VAR, perché quella da subito era netta, perché quando c'è un fallo da dietro sulla caviglia o sulla gamba, ma quando c'è un fallo da dietro è escursione immediata, non c'è bisogno di andare a vedere il VAR, anche perché lui era in ottima posizione. Infatti, per poterla l'abbiamo vedere. L'abbiamo sottolineato, certo. Sì, no, ma era una escursione subito, non c'è bisogno che Luca Banti, il VAR, ti chiami per poterla fare, anche perché poi crei, ecco, queste situazioni in cui poi uno dice ma com'è, stai tu in campo e poi ti fai arbitrare per televisione. E invece poi su Koulibaly era netta, perché l'ha trattenuto per la maglietta, lì è stata un'ingenuità, perché hanno fatto ripartire, ecco, Ribéry, chiaramente ha tagliato, e quindi era netta l'espulsione. Ho avuto per un attimo anch'io che ci fosse fuori gioco, il sospetto che ci fosse fuori gioco, e invece poi infatti c'era il check, ma hanno visto che poi in definitiva non era fuori gioco. Ma noi abbiamo notato, è una gestione un po' particolare di quelle che erano dei falli a centrocampo. Esatto, da dietro. Lui ha sorvolato su molti falli, ma è una sua peculiarità questa di Marlo Fabbri, devo dire. Perché anche in altre partite si comporta così. Facendo adesso? Allora, in questo momento io sono a Bologna, perché stamattina ho corso la 30 km dei Portici. Oh mamma! E sì, c'era la maratona, c'è la prima maratona. Qui a Bologna, sono a casa di amici e stavo mangiando delle orecchiette alle cime di rapa. Ah, a Bologna, a Bologna. E se viene a Taranto da me, allora che ti devo fare? Le tigelle. No, lo sai perché? Perché la mia amica è pugliese, è di Trani. Ecco, si è giustificato allora. Ma in questo momento ce l'abbiamo disturbato, no? No. Non me l'hanno messo in casa, io vi aspettavo. Volevo chiederti, poi togliamo il disturbo, volevo chiedere quanto l'hai finita la maratona? No, sono 30 chilometri, Peppe, l'ho finita in 2 ore e 45. Bene, appunto, come stavamo appunto per dire, due ore con la macchina noi l'avremmo fatta, anche forse in 35. 2 ore con la moto. Quindi, cioè, in 35. Ma voi dietro le 15 lì ci avete un grande atleta, quindi il nostro Sabio. Lo so, però sai com'è, ecco. Qua tra la Figliolo Marinale, la Polacca, gli sponsor che capito ci mettono all'ingrasso, però con piacere. Allora noi ti ringraziamo. Volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri agli Olanda, perché non ho avuto modo poi di sentirla né di vederla, e quindi auguri di... Sei carinissimo, veramente. No, assolutamente. Grazie, Yolanda, veramente grazie di cuore. Gli auguri veramente per la tua maternità, sono molto contento. Allora, grazie. Ti ringraziamo di averci aspettato, di aver non aver mangiato un'orecchietta freschissima per noi. Ma la media di 4,30 al chilometro ha fatto. No, 5,45. Francesco, 5,45, no, perché aveva fatto due conti, fatto due, no, conti, 4,30 era, no, proprio tanta roba, fatti male i conticini, 5,45 al chilometro, no, perché... Quanto avevi detto, 2 ore? 2 ore e 45. Ah, ok. Non la 40, la 30 km. La 36, la 30 km. Allora, questo per me è arabo, parliamo di aramaico. Ti tenga a fan solamente a sentire parlare. Io sì, sto già male. ti ringraziamo. Ma tu sei un capitano meraviglioso, quindi non c'è bisogno, affanno, non affanno. Tu eri il motorino del Napoli, altro che affanno. No, ma l'affanno tra me e Salvatore Turco. Lui sta buono. 5 minuti e mezzo non riuscite a raggiungere nemmeno la pizza. No, io ho il record adesso, ho 2 tranci di pizza in 135 secondi. Quello è per adesso c'ho record regionale. Grazie di essere stato. Ciao, felice. A vostra disposizione in qualsiasi momento. Grazie. Anche nelle prossime settimane. Grazie, con piacere. Forza Napoli, grazie. Buon appetito. Allora, diciamo che l'impressione che avevamo avuto nello studio e che aveva avuto anche il nostro mister, alla fine è stata un po' confortata da un addetto ai lavori. No? Ma l'importanza, mister, di quello che dice Felice è che, come al solito, nessuna delle due squadre può essere contenta. Scusami se sono entrata a gamba tesa, ma è così. No.
Cioè, l'unica cosa positiva è che fortunatamente nelle azioni, quelle determinanti e importanti, non c'è stato errore. Via. Ecco. Però a centrocampo delle decisioni incredibili. È un po' strano. Me l'ha detto che c'ha sto vizio del fallo da dietro che non fischia. Allora andiamo da Massimo Vignati e lo salutiamo e lo ringraziamo soprattutto di essere stato in collegamento con noi, ma in una giornata così, il giorno dopo il compleanno di Diego, non poteva essere altrimenti. Vedo che c'ha una sciarpa della Polonia e quindi in ricordo del nostro Piotr Zielinski, per festeggiare la mia polacca, per festeggiare anche la polacca di Montervino, al di là di questo. Allora, questo è un cimelio, quello chi te l'ha regalato? No, è perché i miei figli hanno 3 passaporti, napoletano, italiano e polacco, perché mia moglie è polacca, allora se l'hanno assegnato a Zielinski li lascio immaginare. Grande. Allora è perfetto, è una festa allora a casa, cioè doppia festa. Doppia a casa, cioè non solo perché ha vinto il Napoli, ma pure con un gol di Zielinski, meglio di così non poteva andare. Alla grande, poco un po' con la vostra compagnia siamo ancora più bene. Meno male. Massimo, vi ringrazio di questo invito e vi aspetto. Francesco, ti aspetto sempre a braccia aperte. Mamma, ti aspetto. Verrò presto, Massimo, verrò presto, promesso. Massimo, noi ti ringraziamo di cuore della compagnia, grazie con questa panoramica che ancora ci fai. Ecco, un attimo. Sì, ecco, sì, qua. Come no? Vai. Francesco qui con la mitica maglietta. Eccola. Al museo. E poi qua ci sono tutti i cimeli ancora. Di Diego sotto. Le borse. Quella rossa e blu è una delle prime maglie, no? Quella sotto. C'è la mitica scarpetta dei mondiali, eccola qua, 86 con il Belgio. E poi voglio far vedere una bella foto qua, la panchina, la mascotte che è Pelé. Italia 90. In occasione ai mondiali 90 a Diego, ce l'ho io, il pallone di Diego Ciro Ferrara. E poi c'è questa foto bellissima quando Diego è venuto il compleanno di mia sorella. Che era la babysitter, tutte le foto giù da papà all'ufficio. E poi questo è un bel ricordo, Francesco, ti ricordi questa? Come no. La Cilli, eccola qua. Sì, 2005, sì. Certo, grandi ricordi. Grazie comunque che ci rendi partecipi e ti ringraziamo di cuore, Massimo. Ci rivediamo e complimenti per quello che fai sempre. Allora, grazie. Allora, siamo rientrati in studio. Io quando ce l'avete, ma fate vedere la classifica per piacere. Guarda che. Voglio vedere la classifica. Voglio proprio vedere la classifica. Che so. Ecco. Attenzione, prima della classifica. Eccoci qua, allora bentornati all'Energia Azzurra, abbiamo ascoltato sia Spalletti che Colantuono. Ascoltando Spalletti però c'è stato alzato un pochettino i toni su una questione di Osimhen Insigne e mentre ascoltavamo c'era il nostro capitano che ha detto qualcosa. No, io ho detto, è chiaro che tanto il polverone in questi 2-3 giorni si è alzato, no? Sulla questione rigore, perché tutti hanno parlato. Qualche indiscrezione era uscita che potesse essere una panchina per entrambi punitiva, ma è sempre il solito problema che poi c'è nella piazza di Napoli, come se qualcuno volesse disturbare quello che è un ambiente tranquillo, sereno, che in questo, come se a qualcuno desse fastidio che il Napoli sta lassù. E lui ovviamente si incavola, ripeto un termine che ha usato lui, se rompete i coglioni sto qua un mese, un giorno. Altrimenti ne sto qua 5 anni, che lui detesta questo tipo di situazioni. Però il mister, poi così come è stato a Roma, capirà che Napoli tante volte su questo ha avuto dei problemi negli anni passati, quindi anzi ci serve proprio la sua gestione per cercare di crescere, secondo me, anche sotto questo punto di vista. E beh, questo è importante, giusto mister? Questo assolutamente giusto. E Napoli un po' anche, sì, come diceva Francesco, Roma, nel senso che Anche quando le cose vanno molto bene, si va alla ricerca del problema, di qualcosa, che non c'è. Il pelo all'uovo per creare qualcosa che magari non esiste. Dà fastidio sia all'allenatore. Insomma, io ci sono passato, avendo allenato tante squadre, so cosa vuol dire nel momento, invece di dire ma cosa state facendo di sensazionale e basta, si va a trovare il perché di quella discussione. Prima ne stavamo parlando prima della trasmissione, ma in una famiglia di 25-30 persone, ma voi pensate che ogni anno, ogni giorno non ci possa essere una discussione qualche volta? L'importante uno screzio, certo, ma sempre, certo, ma è così. Certo. E, però nel momento in cui così vai a dire solo quello, amen, no? Cioè, è una gestione, no? Perché posso permetterti di farti un esempio? Assolutamente sì. Ti ricordi il mio ultimo Napoli dei sudamericani, Lavezzi, sì. Saragieta? Sì, sì. Gargano. Sì.
Gargano. Certo, proprio Gargano io nomi. Capite? Eppure da fuori, ma che grande squadra, che gruppo unito. Poi era, dicevano, il grande dei sudamericani, il grande dei napoletani, il grande dei romani. Io ho risaputo che vado via per una scazzottata clamorosa con Gargano, e tu me la pagherai perché me l'hai ricordato. Io stavo con tanti marsigesi, quella all'epoca. Ero in Francia, non sapevo. Eppure da fuori sembrava tutto tranquillo, sereno, ma alla fine è quello il messaggio che deve passare. In campo ci ammazzavamo l'un per l'altro, poi non andavamo a cena insieme. Ma ragazzi, eppure anche è la normalità. Sì, no, ma è giusto che sia così. Allora, la gestione della conferenza di Spalletti, però, mi sembra che sia stato provocato, anche perché se quello che abbiamo ascoltato prima è che c'aveva un problema gastrointestinale, insieme. Sì. Mentre poi abbiamo ascoltato da Spalletti che invece aveva un problema muscolare, piuttosto di tossine, di acido lattico e cose del genere. Cioè, questa infatti è, cioè, noi che siamo da fuori, avendo saputo questo, se è ufficiale questo, non vedo perché deve essere stato un problema muscolare, però se te lo dice l'allenatore, vuol dire deve bastare, deve finire là. Io so che l'acido lattico ti fa problemi gastrointestinali. No. Forza a te. Se mangi tre pizze insieme. No, latte acido di solito fa. No, non lo so che latte e beve insieme, però vediamo. No, voglio dire, se l'allenatore mi dice quello, io devo credere all'allenatore, quindi certo. Voglio dire, è un problema, però ecco, anche lì problema muscolare, che poi non è un problema perché lui gli ha detto, Insigne mi ha detto che si sentiva la gamba un pesante, po' strana, certo. Allora lui ha detto vabbè, stai in panchina se mi servi, ma allora devo stare a sentire quello che mi dice l'allenatore. Se vado alla ricerca di altre cose, è certo che dà fastidio. E posso dirti una cosa, questa risposta di Spalletti rimette un po' così, certo. Come parlavamo prima, no? Anche nei momenti in cui le cose sono idilliche, che vanno alla grande, incazzarsi un po' anche per motivi giusti che ti devi arrabbiare può far bene al gruppo, no? Perché li tiene. Io lo condivido questo modello. Assolutamente sì. Anche perché a me sembra che gli sta un po', non gli stia proprio simpaticissimo Ugolini, però. No, non è così. Allora, sfatiamo questa roba dell'acido lattico, cioè non è un discorso di acido lattico, ma del latte acido, ha detto. Oh, del latte acido, allora sì, allora latte acido ci sta. Okay. Però che la colazione è importante. Va bene, andiamo avanti. Anche tu, anche io adoro bere il latte la mattina a colazione, però sfatiamo questa roba, nel senso che c'è stato un confronto tra Insigne e il mister. Si sono parlati, ha detto mister, guarda, non me la sento strana sta gamba, certo. Basta, stop, fine. Per quanto riguarda il discorso della gestione conferenza stampa, io approvo pienamente, cioè l'abbiamo detto prima, c'è un modo per tenere alta la tensione, questo è il modo, e c'è un modo anche per dire facci caso, noi eravamo in studio, il famoso telefono senza fili, noi eravamo in studio, quindi non potevamo utilizzare i nostri apparecchi tecnologici, sì, o cercare di capire dal campo che cosa stesse succedendo. Ci arriva la notizia del problema gastrointestinale, certo, riferiamo quello, riferisci una cosa sbagliata, automaticamente si può creare un polverone sbagliato, quindi certo, facciamo attenzione alle fonti, facciamo attenzione a chi ascoltiamo, sì, e fa bene il mister a ribadirlo. Vabbè, allora, anche lui come faceva, poverino? Cioè, allora, giusto una chiosa, quindi volevo una vostra previsione, perché non è campionato, sulla prossima partita contro il Legia Varsavia, andiamo lì e ci giochiamo una bella fetta. Faccio sapere per stasera troppa polacca. Dopo la polacca. Capite? Posso sapere pure, no? Allora, non bisogna snobbare nulla, deve andare a fare risultato. Del resto, la rosa è ampia, come ha detto Spalletti, ci sarà un turnover, giustamente. Ma chi entra in campo, entrasse per far dimostrare che l'allenatore sbaglia a tenere in panchina. Oggi in questa partita, Mertens e Lozano non hanno dato le carte da giocarsi in modo positivo all'allenatore. Elmas è entrato e ha detto: mister, mi fai giocare? Certo. Io voglio giocare, lo vedi come ti gioco? È questo, ma è molto sportivo, non è che ti devi incazzare. Assolutamente. Ma è questa la realtà, lui vuole solo risposte dai giocatori. Certo, una piccola previsione per la partita di Coppa? Allora, loro esprimono un buon calcio, a me hanno fatto una buonissima impressione anche qua. È chiaro che poi dopo è stata facile, dopo, certo, il primo gol, certo, la partita, però fino al gol dell'1-0 è stata una partita difficile. Il Napoli andrà là e deve vincere, perché deve dimostrare superiorità e deve crescere anche a livello europeo, non si deve porre un limite, certo, andare lì e cercare di vincere.
oggi dei giocatori come Elmas e Petagna ti hanno dimostrato che se li metti in campo ti possono dare. Fanno a loro, quindi può darsi. E chiudiamo con Yolanda. Sono d'accordo, l'Europa però è impronosticabile, vedremo quello che succederà. Impronosticabile? L'Europa sì, ragazzi. Tra l'altro, Varsavia ha perso di nuovo in campionato. Nonostante il cambio dell'allenatore. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine, ringraziamo ovviamente i nostri amici. Sì, salutiamo i nostri partner, grazie mille ad Energas, Euronix, Gruppo Tufano, Siag Caffè, Innovative, Zoom Iguana, Prestito Più, Pasticceria Franco Mungiguerra. E ancora andiamo a salutare anche i nostri ospiti. Buonasera Yolanda De Rienzo, buonasera mister Andrea Agostinelli. Buonasera, e ancora buonasera Francesco Montervino, a tutti. Claudio Robertucci, Salvatore Turco, ovviamente Peppe Quintale. Abbiamo anche Pasqualina, c'è la chiusura, altrimenti c'è un titolino. Vai col titolino. Napoli, senza Osimhen, senza Koulibaly, ma senza paura. Così, me lo merito, ma solo per i 20 euro che ho messo prima. Per i 20 euro, grazie, ci vediamo domenica prossima per Napoli-Verona. Alle 16.30 qui a Canale 8. Energia Azzurra, buona serata.